south that shares the real world. Features a large courtyard, and within this courtyard, this entire community, and this would have been the more affluent housing of the statue would have built. Lower densities like this one, you can see just in the courtyard itself that there's a lot more green space here than a lot of the higher density housing area. This is in Piazza Testaccio. Quindi lei è portavoce del coordinamento Roma Ciclabile. Roma Ciclabile, sì, sì. Che è un raggruppamento di 22-23 associazioni, sì. Tra cui la WISP, Italia Nostra, l'Ambiente, l'Istituto Nazionale d'Urbanistica, e noi facciamo un'attività, intensa attività per sostenere che è necessario investire in infrastrutture e protezione dei ciclisti. Siete soddisfatti del lavoro fatto adesso? No, ovviamente. Però diciamo che ci sono dei passi avanti, dei segnali importanti ci sono. Piano... C'è un piano che è stato adottato dalla Giunta, dovrebbe essere approvato in giro di un mese e mezzo. Poi non ci sono le risorse per farlo, sarà la sfida per la prossima amministrazione, però almeno sì. Abbiamo un documento piano. Che dice che l'amministrazione vuole fare delle cose. Sì, l'hanno fatto scritto questa volta. Scritto, approvato, nero su bianco, un po' di risorse ci sono, quindi speriamo che qualche passo avanti. Sì. Cioè, Roma è difficile per struttura urbana e per morfologia, sì. Però si può fare molto. Sì, però molto. Spesso questa è la scusa per non fare niente. Bisogna litigare con gli automobilisti, che siamo noi stessi spesso, noi magari anche la macchina. Sì. Questo vuol dire togliere spazi al parcheggio pubblico, la doppia fila. Però è una lotta che bisogna fare per tutti, anche per chi ha la macchina. Vincono tutti. Alla fine vincono tutti.